la domanda se è possibile che i tortocisti non qui non è antagonista, per lavorare i tortocisti, il tortore è un difensore, il tortore difende il film e quindi difende il regista che è il film e lo difende da tutto. Questo è importante, lo difende dalla truppa, lo difende da se stesso, lo difende dalle cose esterne, dalle modifiche, dalle cose. Quindi deve trovare una sintonia con il regista, perché io non posso lavorare con tutti. Io non posso, non ha senso che io lavori con tutti. Ci sono dei registi per cui non ho nessun trasporto e non darei niente. Però voglio dire una cosa, che un film, questa è una cosa a cui nessuno pensa, che un film con la stessa truppa, gli stessi attori, lo stesso regista e un produttore diverso sarebbe diverso. Comunque io personalmente seguo molto la preparazione di un film, l'idea, che poi è qualcosa di magico, perché prima è un'idea, poi diventa una parola, poi diventa uno scritto, e poi immagina, poi diventa i volti degli attori, poi i volti delle immagini, e poi alla fine lo vedi, è un percorso magico. E io seguo molto l'inizio, e quindi le prime fasi del film, e poi l'ultima fase, la post-produzione e il montaggio. Sul set vado poco, vedo tutti i materiali tutti i giorni, ogni giorno vedo tutto, però credo che il set attiene alle forze della creazione e il regista deve essere solo durante questo, non può avere qualcuno che gli sta accanto. Poi gli italiani per esempio volevano che stesse il video console, anche una serie, però io personalmente penso che il produttore deve essere zitto in quella fase lì, intervenire solo se c'è un problema, se c'è un reparto che non funziona, ma per il resto essere zitto. Può parlare molto prima e dopo. Sì. E quindi nel tuo modo di praticare il lavoro di produttrice dovrei dire dei no, però, non immagino. Proprio dei no per difendere. Dovrei dei no in che senso? Il finanziamento? No, non tanto. Magari c'è qualcosa che non ti convince nella sceneggiatura. Adesso faccio un esempio fra mille. Non trovo dei no, trovo delle discussioni. Non mi è mai trovato di trovare dei no. No, non mi è mai capitato. Io sono disponibile a seguire il regista e i registi in genere sono disponibili a seguire me, proprio perché si crea una complicità. Ti faccio un esempio, Tanno da morire, non era un musical, era impostato tutto come un film non musical. Non solo, tutti i costumi dei personaggi, tutti neri. A un certo punto Roberto ha detto, voglio un tecnicolor, prendiamo tutti i costumi e facciamoli colorati come la pop art, facciamo un musical. Io ho detto, ma è bellissimo. Non ho pensato, no, ho pensato, questa è avuto un'idea geniale, le sono andata dietro. Allora, devo dire che nel 1997 la regista è Roberto Torre, tu stai lavorando. Io sto lavorando, sto facendo quei film per Roberto. E adesso vado un po' di. Per terra da morire c'ha delle canzoni bellissime e io per un periodo sono stata proprietaria di queste canzoni, ero così sbagliato, così felice. Poi è arrivata la Caterina Caselli e mi ha offerto 70 milioni, non ho saputo dire di no. Però è successo questo, un giorno c'era un concerto di YouTube a Roma e c'era un gruppo di persone che non riuscivano ad entrare. Mi ha chiamato un'amica e mi ha detto, senti che stanno cantando, quelli che non riuscivano a entrare cantavano, sì, ma mafia, le canzoni tanto tanto di quanto quelli a batterino. Ho detto, cavolo, questa è una cosa veramente entrata. Quando è cominciato?